soddisfatti o meno della loro prova, ma contenti comunque di essere riusciti. Vedete là quella festa, eccola qua in particolare, la Silvia Cuminetti, la vincitrice per quanto riguarda la categoria femminile, andrà a compiere i 22 anni, è nata il 29 gennaio 85, 22 anni esattamente fra 12 giorni rispetto alla data di messa in onda, prima serata, anzi seconda serata di mercoledì 17. Questi sono tutti appartenenti al gruppo sportivo Altitude, qui altri atleti che scendono, si tratta di Mario Gabrieli, del 13 di Clusone, eccolo lì, adesso andranno a depositare i loro sci sui loro mezzi per poi portarsi, come dicevamo, all'interno del fabbricato Las Plaza, come si chiama, a Montecampione. Dove avverrà la premiazione, sarà l'ultimo atto, l'atto conclusivo, anzi prima della premiazione noi non ve lo mostriamo, però c'era per tutti questi atleti il momento di mangiarsi il loro panino, insomma degustarlo, e appunto poi a seguire la premiazione con premi un po' per tutti. Vi ricordo che ogni sodalizio organizzativo premia i primi di ogni classifica con premi speciali al miglior tempo, eccetera, eccetera, l'atleta meno giovane, diciamo così, e poi ci sarà la premiazione finale per tutti coloro che hanno partecipato proprio al termine dell'ultima prova, che sarà poi la gara promozionale che ricordavo prima, che si svolgerà a Colere esattamente il 10 marzo, e le premiazioni avverranno in una splendida struttura che è il Pala Colere, appunto, e esibizioni anche sulla neve. Certamente questa è gente abituata a sciare anche con una certa capacità, ancora effetti con luci ed ombre, luci nella notte, credo che sci e luci nella notte il titolo sia mai stato così appropriato. Ed ecco il gatto delle nevi che riporta a valle, diciamo così, il secondo operatore. E qui siamo entrati soprattutto fra Simonetta Castelli e Silvia Cuminetti. Insomma, diciamo che certamente, visto gli anni di nascita, Silvia Cuminetti, che è dell'85, potrebbe essere benissimo la figlia di Simonetta Castelli. Bene, sono due compagni di squadra del gruppo sportivo Altitude, le vedete qua. E adesso andiamo a premiare, a vedere le premiazioni per quanto riguarda la categoria maschile. Qui siamo nei primi tre della categoria over. Avete già visto Giuliano Zanga del 13 di Clusone, il compagno di squadra Gian Maria Trussardi del 13 di Clusone, primo Martino Cattaneo delle Lame Perrel GSA Aranica con il tempo di 30:48. Gianmaria Trussardi 32:09, Giuliano Zanga 32:19. Al quarto posto Bonaventura Piffari dell'Izzola, al quinto Maurizio Piffari, suo compagno di squadra, sempre dell'Izzola, e poi via via tutti gli altri. E adesso i primi cinque dell'ultima premiazione, quella della categoria senior, Paolo Rinaldi del GAV Vertova, questo invece è l'atleta del Roncobello ma che gareggia anche per la Forestale, atleta di spessore, Davide Milesi, quarto assoluto. 29:06 il tempo di Paolo Rinaldi, 27:50 quello di Davide Milesi. Al terzo posto lo vedete Pietro Lanfranchi delle Lame Perrel di Ranica, 27:49, un secondo soltanto prima. Questo invece è Giovanni Zamboni del 13 di Clusone, 27:42, e al primo posto ancora lui, Marzio Deo del gruppo sportivo Altitude, eccolo lì,
un po' la telecamera qui all'interno, naturalmente soffre gli sbalzi, fuori freddo all'interno e con l'umidità che c'era, insomma, non legge bene, perdonateci, ma d'altronde non potevamo fare davvero diversamente pur tenendo pulito, come si dice, l'obiettivo. Ecco il podio: Deo, Zamboni, Lanfranchi, Milesi e Rinaldi per quanto riguarda la categoria senior di questa prima gara dell'ottavo circuito orobico Sci e Luci nella Notte. Con queste ultime immagini, amici sportivi, concludiamo il nostro servizio. Non mi resta altro che ringraziare